Ragazzi, e benvenuti su Stickware Legacy. L'avevo detto circa 2 o 3 video fa che avrei portato anche Stickware Legacy, ma con una mod. Infatti mi stavo organizzando proprio per fare questa mod, cioè gemme infinite. Allora, vi spiego un attimo come funziona, ma penso che chi guarda il video conoscerà Stickware Legacy. Ma comunque, allora, è un giochino dove bisogna fare delle battaglie. E per vincere dobbiamo tipo proteggere una specie di statua che è il simbolo della nostra tribù, ecco, diciamo. Ma noi, cioè, non siamo la popolazione buona, ma ci sono così dice, delle altre tribù che invece sono cattive e ci vogliono uccidere. Allora, lì dobbiamo cercare di difenderci in qualche modo. Allora, cosa facciamo? Andiamo. E abbiamo però le gemme infinite, quindi possiamo comprarci un sacco di cose che ci rinforzano comunque. Ci sono tante modalità da fare. Classico, campagna, nuova campagna, normale, bene. Questa è la storia di Stickware Legacy che vi ho appena spiegato io. Guardiamola velocemente. In a world called Inamorta, you are surrounded by discreet nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. Each society has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to Sì, è religion. carina sta storia. Each believe that their way of life is the only way and are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. The others are known as Archidons, the way of the archer, Sword Wrath, the way of the sword, Magi Kill, the way of the mage, and Speartans, the way of the spear. We live as we dream. You are the leader of the nation called Ordor. Your way is of peace and knowledge. Your people do not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend is to attack first and obtain the technology from each nation along the way. Ok, questa è la storia. Allora, praticamente, ecco, vabbè, quello che vi ho spiegato. Allora, qua ci insegna a giochiare. Inizia la guerra. Ok, salta perché vecchio. Ok, salta. Allora, abbiamo, vedete, la nostra statua e dobbiamo difenderla. Intanto però dobbiamo crearci anche l'esercito. Allora, questi qua sono dei minatori che posso anche controllare e servono per prendere l'oro. Per poi creare delle unità che costano sotto, vedete, già adesso abbiamo i randellatori oppure i minatori, che sono quelli che prendono l'oro, poi sbloccheremo tante altre cose. Comunque, adesso vedete che siamo raccogliendo dell'oro, pronti per farci delle unità. Bene, abbiamo dei soldi, adesso ci facciamo dei randellatori, che sono quelli che dovranno andare all'attacco. L'obiettivo è distruggere la statua nemica, e certamente i nemici hanno anche dei rinforzi. Poi la cosa fighissima è che posso anche controllare, come vi dicevo, e posso tipo attaccare io e fare più punti, perché si fanno più punti attaccando così. Adesso vedete che abbiamo già ben 6 randellatori, adesso ne facciamo degli altri, vedete ci vuole anche un po' a prodursi. E sotto c'è il costo, per esempio i minatori 150, che sono lì i soldi, adesso ne abbiamo 75, e i randellatori invece 125, comunque. Facciamone un altro e poi direi che possiamo andare all'attacco, allora. Ok, abbiamo un botto di randellatori e con questo tasto qui si va all'attacco. Intanto ne produciamo degli altri.
Anzi, io direi proprio di minatori, così ci fanno dell'oro e faremo così più oro e più randellatori, ok? Qua c'è il nemico che ha degli arcieri che adesso sbloccheremo, se naturalmente riusciamo a vincere. Ok, adesso facciamo un altro randellatore. E adesso vedete che gli stiamo distruggendo la statua. Adesso vedete che sta andando sulla statua, adesso li stiamo distruggendo. Però loro hanno anche degli arcieri del castello che dopo vedremo, perché arrivano anche quelli. Ok, cerchiamo di... Ma perché sto randellatore non arriva, che ne avevo chiamato un altro? Vabbè. Allora, forse è già arrivato, non lo so. Vediamo, adesso la sto... Ecco, è arrivato adesso. La sto distruggendo, come vedete. Adesso ha pochissima vita. Vediamo se ce la facciamo, se ce la facciamo, Fatta! Abbiamo vinto e così via per tutte le partite. Ma c'è un bello. Che se noi non riusciamo a vincere, perché naturalmente se per esempio dobbiamo riprovare la seconda volta, allora abbiamo anche delle armi segrete che vi dirò dopo, che sono le gemme infinite, ma adesso magari no. Abbiamo sbloccato gli Archidon. Ok, adesso stiamo andando, ho anche potuto fare dei potenziamenti, ho potenziato un po' il minatore, così farò più oro e raccoglierò oro più in fretta. Comunque, siamo dagli Swordraft? Penso di sì. Ah, ok, qua per esempio dobbiamo difendere. Ok, abbiamo già 4 minatori e 2 randellatori. Qua dobbiamo difenderci, allora di rifare prima. Perché, perché ecco, vedete, arrivano già i nemici, che sono delle specie di Spiritron che vedremo dopo, però con molta meno vita, cioè non hanno una vita top, avete capito? Cioè erano molto bassina. Comunque, vedete, adesso posso controllarlo, così faccio anche più danno, vedete che subisce più danno. Adesso vado ad usare i miei compagni, ecco qui. E poi abbiamo anche gli arcieri, che costano però naturalmente di più, perché sono anche più potenti. Costano ben 300. Bene, adesso facciamo altri minatori. Adesso stanno arrivando un bot di randellatori. Facciamo altri minatori perché sono ben utili. Facciamo altri minatori. Intanto questi qua arrivano già all'attacco, ma noi li distruggiamo. Ah, poi vedete quello che dicevo, che abbiamo le gemme infinite, quindi abbiamo tipo un sacco di roba, abbiamo delle cose bellissime. Ve le tiro fuori solo uno per farvi vedere. Esercito d'elite, che sono praticamente tipo degli arcieri più degli spiriton che vedremo dopo, sono bellissimi. 2 arcieri fatti, però è vero che adesso ce l'abbiamo, quindi facciamo un po' di randellatori, un altro arciere, altri randellatori. Vedete, adesso li ho sprecati, ma vabbè, tanto ce li ho infiniti, quindi posso ricomprarmeli quando voglio. Perché poi adesso anche un mio parere dovrebbero aggiungere, secondo me, anche tipo, non so, 2 Spiritron, 3 arcieri e uno, se no, 4 Spiritron, 3 arcieri e 2 spadaccini, per dirvi, perché sono utili anche quelli, secondo me. Sono molto sottovalutati dalla gente, ma gli spadaccini, secondo me, sono molto utili. Spamiamo però anche un po' di arcieri, facciamo anche un po' qua. Ok, sta finendo. Al tramonto finisce. Questo penso sia l'ultimo attacco, perché di solito l'ultimo è sempre il più grosso, quindi penso sia l'ultimo. E poi degli spiriti, una cosa fighissima, possiamo tipo scagliare la lancia, guardate. Pum, muore, un sacco di danno, bellissima. E invece nello spadaccino possiamo fare tipo il salto, che fa molto più danno, anche quello. Sword jump, ecco. Vabbè, bruciamo cosa a caso e va niente. Così. Ok, adesso per esempio possiamo potenziare, abbiamo altri 2 potenziamenti, ci potenziamo ancora la borsa del minatore e il piccone del minatore. Pronti. E adesso siamo dagli Swordraft veri, cioè proprio quelli che dobbiamo distruggere la statua, ecco. Ok. Allora, prima ho fatto vedere come unità speciali queste qua, che sono questi qua. Adesso faccio vedere per esempio questo. È uno spiritron dorato, guardate che bello, tutto dorato ed è potentissimo. Poi ce ne sono degli altri, ma magari faccio vedere dopo. Sennò poi baro anche, cioè non è neanche bello. Adesso comunque ci facciamo dei minatori, così ci faranno l'oro. Ok, facciamo anche, adesso iniziamo a fare un po' di randellatori. Intanto abbiamo questo qua che è potentissimo. Quando viene un nemico vi faccio vedere. Fa tipo 2000 di danno, una cosa assurda. Quando scagliamo la lancia, però poi altrimenti non ce l'ha più, vabbè. È bellissima sta cosa. Ok, adesso mi ha fatto, guardate la differenza tra lo spirito dorato e il randellatore, no, per farvi capire. Comunque facciamo un arciere, altri randellatori. Ok, qua il nemico come è messo? Abbiamo altre spadaccini, niente di che. Perché in realtà questi qua sono uguali, cioè diventeranno la stessa. Però prima sono i randellatori, poi puoi potenziarli al Swordraft, però dopo. Comunque facciamo altra roba, così è potentissimo. Guardate quanta vita. Adesso faccio vedere per farvi vedere. No, però volevo un nemico vabbè, fanno solo sti qua, giustamente. Guardate la potenza.
No, cavolo, mamma santa mia. Devo aspettare, vabbè, sono scemo. Allora, intanto ci stiamo boostando un sacco di altre unità. Minatori ce li abbiamo al massimo. Questo qua stanno facendo... Vabbè, ne faccio un'altra, tanto, oh, tantissimo, no, perché voglio farvi vedere quanto è potente. Ora, adesso lo pigliamo, andiamo all'attacco, tanto facciamo delle altre robe. E guardate la potenza, cioè, ditemi voi. Guardate. 360 di danno, ma a volte fa tipo 2000 di danno, vi giuro, è così. Raga, sta cosa assurda, hanno recuperato la lancia, ma com'è possibile? L'ho recuperata così dal nulla. Vabbè, facciamo intanto altre robe e vediamo l'attacco. Ah, perché forse devo andare tipo più vicino, vediamo. No, vedete che così mi uccidono. Vedete, tipo 1200, una cosa impressionante, vabbè. Poi gli ho tolto metà vita con quel lancio lì della spada, una cosa impressionante. Vedete, qua dietro abbiamo gli accesi, qui davanti abbiamo gli spartani con gli spadaccini e gli trambellatori. Adesso vi faccio vedere gli altri perché mi stanno morendo tutti. Ok, mamma mia, che sword jump, signori. Ok, stanno morendo, vai, 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 che muoiono, vai, 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 che la torre finisce. Victory. Victory. Adesso direi che andiamo fuori, l'ultima partita. Swordcraft, giusto. Dai, ultima partita. Allora, ci boostiamo al massimo il minatore. Guardate che figata. Guardate, sono tipo tutto dorato. Vabbè, è una cosa assurda. Allora, andiamo qui, gioca. E siamo dagli Spirton. Ora dobbiamo combattere gli Spirton. Ok, allora, stiamo buttando un sacco d'oro. E stiamo facendo un sacco di minatori. Anche un po' troppi forse. Boh, vabbè, uno in più non fa mai male. Guardate che belli, tutti dorati. Tutto dorato, tutto dorato. Ok, adesso vi direi di andare molto. Così almeno facciamo un giusto. Cioè, facciamo tutti gli stessi numeri. Vabbè, vedete lo sword per la spada è uguale, solo che la spada. Facciamo uno e uno. Adesso facciamo un arciere, poi facciamo uno sword raft. Facciamo adesso un arciere. Facciamo un altro swordraft o spadaccino, come volete voi. Ok, via. Poi nel prossimo video porterò la mod degli zombie o il torneo o la mod, non so, perché ci sono tante mod, vedrò comunque. Ok, no, facciamo prima quello. Molto, io sono molto preciso. Sono un po' strano. Troppo preciso. Ok, facciamo uno di questi, aspettiamo che se ne faccia uno, sennò qua. Ok, uno, aspettiamo, ora ricordiamoci arciere, dobbiamo ricordarci, Ok, appena vai, arciere, ora spadaccino. Io direi di andare lì un po' a fare un bel attacchino, sapete? Io direi di andare lì a fare un bel attacchino perché... Non so, chi vince, mi sa che vinciamo noi. Vediamo, guarda lì che siano, ok, non sentivo, perché se sentivano veramente li vigliati. Vediamo sto qui, vediamo sto indietro, facciamo lo sword jump e facciamo un sacco di danno. Ok, per sicurezza prendiamo questi, dai. Vediamo tutto gratis, tutto infinito, guardate qua, guardate che esercito, guardate cosa arriva con davanti lo swordraft, troppo bello, guardate, e chiamato i rinforzi, che me ne frega, facciamo swordraft, perché ce ne manca, guardate qua lo spadaccino, tengo io lo spadaccino, sono io il più forte, sono lo spadaccino io, ecco qua. Guardate come si ritirano, adesso voglio vedere con 4 spartani, 2000 arcieri, e tre spadaccini. Oddio. Scusate. Bene, abbiamo vinto. Siamo circa a metà della campagna. E bene, devo dire. Quindi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per non perdere tutti gli aggiornamenti su Stickware Legacy e anche Among Us. E niente, commentate, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.